won't you come along with me? Per suonare bisogna avere un po' di talento e poi uno strumento è bello anche da solo, però insieme agli altri forma un'armonia veramente bella. Una volta che mi è piaciuto veramente, veramente tanto è quando siamo andati a Sanremo all'Ariston. Abbiamo anche vinto, quindi più emozionante di così. 19 paesi del mondo concorrevano sull'Ariston, all'Ariston pieno, strapieno, e Mondaino è un borgo di 1200 abitanti, si è portato via 2 premi, sia la classifica generale che quella specializzata sulle scuole di musica. Non pensavamo di andare lì e vincere, eravamo già molto contenti di andare, di vincere, ci siamo proprio stati contentissimi. È una grossa emozione perché ti ritrovi a suonare su questo palco enorme dove sono salite le più grandi personalità musicali e quindi è stata un'emozione fortissima. È un momento che mi ricorderò anche quando avrò 90 anni. Il valore della band è duplice, è sociale perché tanto più in un paese così piccolo come Mondaino, in quanto avere 80, 70, 80 allievi in un paese così piccolo vuol dire che veramente la ramificazione del dilettantismo musicale arriva dappertutto. E in più dal punto di vista formativo e anche culturale è importante, quindi ti permette invece di insegnare tante cose. La musica secondo me può essere tante cose, può essere felicità, ti può aiutare anche quando sei in difficoltà. Io ho un carattere molto timido, quindi comunque attraverso la musica, attraverso anche la scuola di musica, riesco a esprimere un po' quello che magari a voce non riesco sempre a dire, sia quando sono da sola che quando sono in pubblico. È un modo per tirare fuori quella parte di me che non sempre si vede. C'è una mamma che mi ripete sempre, che già dalla schiena, visto che mi vedono di schiena, si capisce il trasporto che ho, quindi la prima cosa che poi porta dietro tutte le altre è la passione, ma la passione è proprio quella trascinante, viscerale.